Argomento topico, soprattutto adesso post estate, macchie cutanee. Allora, i raggi del sole sappiamo benissimo quando abbiamo delle macchie latenti non fanno altro che renderle ancora più intense. Adesso stiamo entrando in una fase stagionale ideale per poter iniziare a trattare le macchie. L'estate le ha ovviamente fatte aumentare, le ha rese più dense. Ecco, come andare a trattare le macchie? Poniamo subito una cosa molto importante. Le macchie cutanee sono delle condizioni molto particolari, sono difficili da eliminare e la visita medica è assolutamente imprescindibile. Bisogna capire che tipo di macchia e qual è il tipo di terapia ideale per poterla eliminare. Il fai da te qui può creare veramente dei grandi problemi. Ricordiamo, nella fattispecie, anche soltanto quelle iperpigmentazioni post-infiammatorie che si possono avere quando uno si schiaccia un brufolino, poi espone quella zona al sole e quella zona tipicamente crea una macchia. Ecco, la macchia è facile a venire, è difficilissimo eliminarla. Allora, in questo caso io ho davanti a me questo laser, stiamo parlando di Harmony Pro, Alma Laser, questa tecnologia israeliana top al mondo, è un multipiattaforma, quindi l'abbiamo già visto in altri video per altri tipi di interventi. Clearlift è la componente laser che c'è di base, quello che fornisce l'energia laser. Quello che noi vediamo qua è il puntale dedicato alla rimozione delle macchie. Lavora a 532 nanometri ed è la lunghezza d'onda specifica per distruggere il pigmento, la melanina. Quindi quando noi colpiamo con questo laser la zona macchiata, semplicemente disgreghiamo la macchia, proprio la rompiamo, c'è anche una componente sonica all'interno, quando la macchia viene colpita si sente proprio un rumore, ecco, quel momento vuol dire che l'energia è stata catturata dalla macchia e ha letteralmente fatto scoppiare le zone che sono ricche di melanina. Quindi la macchia viene selettivamente distrutta, si rimane perfettamente nell'ambito delle zone macchiate, non serve andare a toccare i tessuti intorno, rimane una crostina per circa una settimana, cade la crosta e la macchia non c'è più. In rari casi, quando la macchia è molto strutturata su profondità differenti, può essere necessario magari un secondo passaggio, però generalmente, proprio per la specifica azione della lunghezza d'onda di questo laser, generalmente una seduta è più che sufficiente. Il dolore è veramente trascurabile, non serve la crema anestetica, si sente proprio una punturina, veramente una sciocchezza. Il paziente esce nel giro di pochi minuti e dovrà avere insomma l'accortezza a non strappare la crosta, non raschiarla come fosse una crosta banale da un'abrasione. E dopo una settimana, come dicevo, la macchia non c'è più. Da quel momento, naturalmente, il paziente dovrà essere molto attento a non esporre al sole questa pelle nuova di zecca, perché sennò torniamo ad avere la macchia da capo, comunque ne corriamo un rischio. Periodi stagionali ideali sono quelli che vanno dall'autunno all'inverno. Non è un trattamento da fare in primavera e in estate, sicuramente non durante l'estate, sarebbe una follia, però con questo sistema noi la maggior parte delle macchie cutanee possiamo tranquillamente eliminarle nel giro di pochissimo tempo.